No, io difficoltà invece sta cosa a vedere le nostre persone che magari sono in graduatoria della casa popolare e la casa non ce l'hanno, sì. Magari qualcuno invece viene assistito con vitto, alloggio, scheda telefonica e sigarette pagate. Io ho più quella difficoltà che vedere questi visi. Guarda un po', e dico alla Castelli che ha perfettamente ragione che qualcuno ci ha guadagnato e noi siamo i primi a denunciarlo, però guarda caso la Lega ha proposto la commissione d'inchiesta per come vengono spesi i soldi sull'immigrazione. Nessun partito ci è venuto di... No, non c'è, quelle sui diritti degli immigrati, no, non prendiamoci in giro, migliore, non prendiamoci in giro. No, leggiamo il testo. Guarda caso. Io credo che ci sia un'Italia migliore di questa. Mi fate finire una frase. E che questi signori non abbiano... Guarda caso, la Lega è stata l'unica a proporlo, nessuno ci è venuto dietro. Grazie alla nostra insistenza, Maggio ve l'ha calendarizzato in prima commissione, non è vero che c'è migliore. Terza cosa, non so, adesso glielo chiediamo. No, ma glielo, guardi, le faccio vedere il testo. Non a caso la prima commissione ha calendarizzato la nostra proposta di legge. Se, se già c'era non poteva farlo, ma guarda che caso migliore. E dico guarda caso, no, perché mi arrabbio, però no, su queste cose. No, ma sa perché mi arrabbio? Perché adesso, soprattutto in campagna elettorale, andiamo in giro e vediamo la situazione dei nostri cittadini. E penso che questa situazione di disperazione non è creata da chi denuncia queste ingiustizie, ma chi importa sul territorio nazionale centinaia di migliaia di disperati che per la maggior parte non scappano da guerre, e lo dice il Ministero degli Interni, ma è un'immigrazione sulla povertà, e vorrebbe che il nostro paese accogliasse milioni di poveri di tutta l'Africa.